Gossip Wine e assistiamo con Angela a uno spogliarello in diretta. Certamente. Non quello di Angela ovviamente, ma questo della, di una cosa che in questo momento ci interessa quasi più di Angela. È chiaramente. Cioè quello che c'è. Esatto, questo è un lambrusco di Sorbara, vinificato bianco, ma già dal colore dell'esterno noi ci ricolleghiamo a quello che è il colore del lambrusco di Sorbara. Questo rosa che non leggero. È. Esatto, è un rubino scarico, dai, mettiamolo sempre come una pietra preziosa che ci piace e poi lo vediamo invece esattamente come si presenta. Per fare questo Christian Bellet, il mio socio, ha dovuto studiarci un po' perché è entrato nell'anima del Sorbara e quindi ha dovuto capire le caratteristiche di questo vitigno che si presta molto bene alla spumantizzazione. Facendolo bianco l'abbiamo capito ancora meglio. Chiaramente il Sorbara è un vitigno che ha un'acidità molto marcata, senza nessun contatto sulle bucce avrebbe potuto avere anche un'acidità anche un po' verticale, un po' troppo estrema. E Christian allora ha deciso di far fare una piccola parte in barrique. Noi lavoriamo solo con il mosto cuore, 30% della cuve in tressa, cioè la parte centrale della cuve, non la testa, non la coda, e di questa 30% una piccola parte viene messa in barrica, fa la prima fermentazione in barrica, il grosso invece fa la solita prima fermentazione nel chili d'acciaio. Poi durante l'assemblaggio vengono uniti e poi parte la seconda fermentazione in bottiglia. Voi, dopo tutta questa spiegazione, vi immaginate un prodotto complesso, impegnativo, anche se vogliamo un po' che ti mette alla prova assaggiarlo. Invece ecco, non hai niente di tutto questo, ti assicuro che tutti i prodotti di Christian Bellet hanno questa caratteristica. Queste sono cose che piacciono a noi, appassionati, nerd della degustazione. Voi dovete solo pensare ad aprirlo, ed è facile perché tutti hanno, non avete bisogno mai del cavatappi, e lo bevete. E effettivamente sono vini che si spiegano a soli, Angela. Sì, bella freschezza, questo è un prodotto che ha fatto 30 mesi sui lieviti, ma si capisce benissimo che ha una lunghezza ancora in bottiglia importante. È fresco, piacevole, l'acidità è un'acidità che comunque diventa più rotonda grazie a questa attenzione che ha avuto Christian, ma il palato non sentirà mai nessun sentore di pregno. Vabbè, come se partisse questa leggera acidità, aggressività, però si ferma, si ricorda un attimo prima che in realtà vuole essere un po' gentile. Ecco, questo è veramente un vino che da una botta di freschezza iniziale però poi vi coccola anche nel finale, direi perfetto per quest'estate per provare qualche brivido. E invece per andare su qualche prodotto anche lì, Christian è sempre una grande cucina di idee e di prodigi particolari. Beh, questo è un amore vero, è l'amore della collina. Abbiamo una collina Ricordi Saramazzoni, siamo a 650 metri dell'Appennino toscaniano, quindi una vigna quasi eroica a questa altezza. Abbiamo un bosco che protegge la vigna, il terreno è un terreno calcareo argilloso con gesso superficiale, molto adatto ai vitigni internazionali. Quindi questo non è un lambrusco, ma attenzione, è un chardonnay. Esatto, chardonnay in tressa ed è una riserva per noi. Ecco, questo è un vino che io una volta l'ho assaggiato alla cieca, ho detto champagne. La passione di champagne cioè, mi ricordava veramente una base e quelle che si trovano anche proprio nella Côte de Blanc, proprio perché c'è questo carattere di acidità e di gessoso che chissà perché viene fuori. Questo non lo sappiamo, però il papà di Christian l'aveva individuato e già alla fine degli anni 80 aveva impiantato questa sua base. Il papà di Christian, grande appassionato di champagne, con Christian hanno fatto tanti viaggi. Questo non vuole essere uno scimmiottamento dello champagne, ma vuole essere un prodotto che nasce dalla terra modernista, che è una fonte un po' di sorpresa. Pensavamo di conoscere Modena e in realtà ci siamo resi conto che abbiamo appena iniziato. Grazie mille. Bene, grazie a te, come sempre complimenti per questo evento che è sempre organizzato perfettamente. È bello esserci. Anche per noi è bello ci siamo.